4-1 per i Bomber e Friends, rimaneggiatissimi contro il Real Patatrac, orfani del capitano napoletano in porta. Ferraro ci prova con un destro in diagonale che però non inquadra lo specchio della porta, complice anche una deviazione. Si riprenderà dunque un tiro dalla bandierina per i gialli. Pitoni la mette dentro, poi c'è allontana Prodomo, poi Ferraro si libera bene al tiro e guadagna un altro calcio d'angolo. Sempre Ferraro, non c'è tocco, dunque rimessa laterale per i Bomber and Friends. Apuleo recupera palla, poi c'è Pitoni che si allarga, tiene il pallone in campo, cerca un numero, se la alza, ancora fermato da Foa. Lasciamo la palla, chiama un fallo laterale. Foa chiama la distanza, Pitoni deve arretrare lungo la gittata dove non può arrivare Strollo. Dipenderà da una rimessa dal fondo che l'improvvisato Vittorio Mele tra i pali. Lancia in avanti, colpisce Gullo Di Maio, poi Ferraro lotta, lancia dentro per rientrante Nastro che spreca un gol ormai fatto, poteva riaprire il match. Graziato Prodomo che subito rinvia con le mani in avanti. Gullo Di Maio stoppa con il petto, poi sul sinistro un rimpallo, la rimessa laterale per Bomber and Friends. Venga. C'è adesso. Poi De Giovanni mette la palla giù, non riesce il tiro, poi al volo. Bella l'intenzione, ma non inquadra lo specchio della porta. Adesso giochiamo 3 minuti. Mancano 3 minuti al termine del match. Mele in avanti, Pignataro con il ginocchio, poi Pitoni fermato ancora. La palla è ancora in gioco. Sempre Pitoni fermato da Pignataro, ma c'è il vantaggio. Ancora Pitoni di fronte a sé, a Nastro, lo serve. Nastro rientra, ancora Nastro, si accentra il destro rimpallato da Pignataro e Foa può ripartire, ma viene fermato ancora da Nastro. Protegge palla, si gira ottimamente, poi alla meglio Foa che perde ancora palla. Attenzione Nastro, serve all'indietro Ferraro, può calciare il tiro, la palla che esce di un soffio dall'incrocio dei pali. Era un'ottima azione per riaprire il match. Seguiamo l'ultima azione, Strollo, Foa la mette giù, va via, fermato in fallo laterale, la palla è ancora buona. Nastro, poi Ferraro, la palla allontanata da De Giovanni. 4-1, chiudiamo qui il nostro collegamento.